dell'Angolo. Ciao! No, è appicciato. Ma un pavetto per me, mamma. Suona la sirena, quindi oramai la palla 2 è imminente. Andranno a contendersi la palla 2 Stefano Spizzichini e Caruso. Palla conquistata da Gabriele Spizzichini che la affida a Lorenz. Lorenz per Ammannato. Rimbalzo catturato da Elston Turner che guida l'attacco di Napoli. Palla a Thomas. Ancora a Turner. Turner ha qualche difficoltà ma riesce a trovare Mastroianni che trova Caruso. Caruso contro Ammannato. Caruso non riesce a trovare i due punti. Subito dall'altra parte con Santiangeli per Ammannato, per Spizzichini. Gabriele che subisce fallo. In questa prima fase le due squadre cercano di cercare dei giochi di continuità dove tutti toccano la palla, quindi così una fase di rodaggio, tutti si cercano. Fallo sanzionato a Jermaine Thomas, primo fallo personale, primo fallo di squadra per Napoli. Palla che arriva a Spizzichini. Spizzichini per Santiangeli, fuori per Ammannato che si alza da tre. Primo ferro, rimbalzo di Turner, palla per Thomas. Ancora per Turner. Elstor Turner contro Spizzichini, contro Gabriele Spizzichini. Sbaglia il tiro. Palla per Lorenz che entra in area, poi consegna fuori verso Gabriele Spizzichini per Ammannato. Ammannato per Simone Spizzichini. Nell'angolo per Santiangeli, solo lui da tre sbaglia. Rimbalzo per Turner che affida palla a Mascolo. Mascolo supera adesso la metà campo, affida la palla a Thomas che passa a Turner. Fuori ancora per Bruno Mascolo che prova la penetrazione contenuto da Lorenz. E trova i due punti, i primi due punti della partita. Mascolo è un periodo di grande forma, insomma, da quando è stata un po' rivoluzionata la squadra, ha anche più responsabilità e quindi sta in un ottimo periodo di forma. Santiangeli a tirare dentro, però Spizzichini stoppato da Caruso che poi lo stoppa nuovamente. Palla per Mascolo che guida la transizione dall'altro lato. Perda, scarica fuori per Turner. Turner fuori per Mastroianni, fuori per Thomas. Thomas contro Lorenz. Ha qualche difficoltà Thomas, ma riesce. Ma tocca la linea laterale e quindi si riprenderà con una rimessa laterale per Scafati. Palla fila a Simone Spizzichini che passa a Gabriele Spizzichini. Per Ammannato, palla fuori per Lorenz che si alza da tre e non prende neanche il ferro. Rimbalzo di Mascolo che corre dall'altra parte del campo e forse con un po' di imprecisione ma riesce a controllare la palla. Palla fuori per Turner che chiama il blocco di Caruso, ma se la fa toccare da Lorenz che però in questo modo regala una rimessa, posizione molto interessante a Napoli.
Turner, Caruso per Mastroianni che affida la palla a Mascolo, fuori per Turner che si alza subito da tre, primo ferro ma rimbalzo di Simone Spizzichini che affida la palla a Gabriele che va a segnare due punti facili facili, 2-2, Napoli 2, Scafati 2. Thomas a gestire il pallone, Turner trova sotto Mascolo che subisce il fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Intanto lo dicevo io all'inizio e hai ribadito anche tu, Mascolo in queste ultime settimane è in enorme crescita, addirittura nelle ultime sei gare 19 punti di media quasi. Anche visto da qui insomma fa luce la sua forma fisica, insomma quando un giocatore è molto presente fisicamente poi magari mentalmente gli riescono delle cose che poi magari in un momento di non forza atletica non riescono. Lui sta in palla e riesce anche a offrire ottime prestazioni. Fa 1-2 Bruno Mascolo, quindi Napoli 3, Scafati 2. Palla per Lorenz che la fila a Stefano Spizzichini e che la fila a Gabriele Spizzichini. Ancora per Lorenz che penetra, contenuto a questo punto bene, non fallosamente, da Caruso. Mascolo è già dall'altra parte, marcato da Gabriele Spizzichini. Palla per Willy Caruso, fuori per Mattia Mastriani che prova la tripla e non prende niente. Rimbalzo di Ammannato che dà la palla a Gabriele Spizzichini. Ancora per Ammannato, palla per Santiangeli. Pesta linea laterale, quindi rimessa per Napoli. Punteggio ancora Napoli 3, Scafati 2, quando mancano 6 minuti alla fine del primo quarto di gioco. Mastroianni cerca e trova Mascolo, marcato da Gabriele Spizzichini. Turner subisce il colpo da Ammannato, ma ancora in piedi. Il tiro di Turner non va, così come l'appoggio di Willy Caruso. Dall'altra parte Gabriele Spizzichini per Marco Santiangeli che finta una tripla, poi la prende dal vero e si spegne sul primo ferro il tiro di Santiangeli. Bruno Mascolo per Turner, Mastroianni per Jermain Thomas. Per Elson Turner Junior che va a prendere un tiro difficilissimo e subisce il fallo. Fallo sanzionato a Ammannato. È il primo fallo personale, il secondo fallo di squadra per Scafati. Quanto prima il fallo su Mascolo è stato commesso da Lorenz. Elson Turner che ora in lunetta dà sempre più spesso l'impressione di riuscire a segnare più facilmente i tiri difficili che poi quelli che per un altro giocatore magari sarebbero più abbordabili. È un giocatore di talento che ha classe da vendere, è chiaro che secondo me è anche un giocatore che si accende quando riesce, gli riesce magari qualche azione particolare poi riesce a sviluppare un gioco migliore, ho questa sensazione. Domenica scorsa infatti contro Rini riuscì a segnare ben tre volte consecutivamente sulla serie dei 24 secondi. Abbiamo Stefano Spizzichini che sbaglia il tiro, rimbalzo di Jermain Thomas, palla per Mascolo, palla affidata a Turner che ora consegna per Thomas nell'angolo per Mascolo che prova la penetrazione, scarica fuori per Turner che è solo lui e sbaglia, primo ferro ma rimbalzo di Mascolo combattivo come non mai che segna appoggiando al tabellone. Napoli 5, Scafati 2, Napoli 7, Scafati 2. Lorenz si alza da 3, sbaglia, rimbalzo per Jermain Thomas. Zona per Napoli, insomma, c'è nata una zona per non essendoci magari, almeno all'inizio, non ha gran tiro, non è in gran giornata di tiro, Scafati ha piazzato una zona. Jermain Thomas, qualche difficoltà, scarica fuori per Bruno Mascolo, primo ferro
E qui forse Mascolo per andare a contestare il rimbalzo è andato troppo violento e ha commesso fallo. È il primo fallo della sua partita, secondo fallo di squadra per Napoli. E Scafati chiama time out forse proprio per quei problemi al tiro che hai visto anche tu, insomma. Certamente Scafati non è entrata con lo spirito giusto. Napoli sta cercando, soprattutto è presente nella verve di Mascolo, che riesce a tenere in piedi la squadra, insomma, ha già fatto 5 punti su 7, quindi gran merito del vantaggio di Napoli. È chiaro che Scafati deve mettere a posto qualcosina per riequilibrare la partita. Infatti Scafati tira sino ad ora 1 su 11 dal campo, 1 su 6 da 2 e 0 su 5 da 3, mentre invece Napoli tira 2 su 10, 2 su 6 da 2 e 0 su 4 da 3, però Napoli è anche 3 su 4 dalla lunetta, frutto di un 1 su 2 di Mascolo e un 2 su 2 di Elson Turner Jr. Quando mancano 4 minuti alla fine del primo quarto le squadre tornano in campo. Si riprenderà con una rimessa per Scafati, frutto del fallo commesso da Bruno Mascolo prima del time out. Stefano Spizzichini per Gabriele Spizzichini. Palla per Ammannato, controllato da Caruso, che prova a contestare il tiro, ci riesce anche, però poi Stefano Spizzichini cattura il rimbalzo, anzi con un tap-in riesce a segnare 2 punti e portare il punteggio sul 7-4 Napoli. Germain Thomas, palla per Elston Turner Jr. che la affida a Germain Thomas, palla per Caruso che può andare a trovare 2 punti facili. Gabriele Spizzichini dall'altra parte del campo, palla che arriva dentro per Ammannato, contrastato sempre da Caruso, stavolta fallosamente, è il primo fallo di Willy Caruso, terzo di squadra per Napoli, un fallo a testa per Germain Thomas, Willy Caruso e Bruno Mascolo. 2 tiri liberi per Marco Ammannato, entra il primo. Dentro anche il secondo, punteggio che va sul 9 Napoli, 6 Scafati. Germain Thomas a portare la palla dall'altra parte del campo. Palla per Caruso che consegna a Turner. Turner trova Mascolo fuori che prova di nuovo per Caruso. Caruso contrastato da Ammannato. C'è un fischio. Fallo di Thomas, quindi il secondo fallo per Germain Thomas. Quarto di squadra per Napoli che quindi è in bonus. Marco Santiangeli per Gabriele Spizzichini, per Lorenz ancora per Spizzichini, va dentro da Stefano Spizzichini che trova il secondo ferro, rimbalzo che alla fine catturato da Bruno Mascolo che corre dall'altra parte del campo, subisce certamente un contatto da Stefano Spizzichini, l'arbitro non lo giudica falloso. Bruno Mascolo scarica fuori per Mastroianni, primo ferro, il rimbalzo che va nelle mani di Gabriele Spizzichini e corre già dall'altra parte, fuori per Lorenz, fuori per Santiangeli che pensa anche al tiro, non lo prende, va fuori ad Ammannato. Gabriele Spizzichini controllato da Mattia Mastroianni. Ammannato contro Mastroianni, Ammannato tira in allontanamento, secondo ferro, rimbalzo di Mascolo che però subisce un fallo da parte di Stefano Spizzichini, è il terzo di squadra per Scafati. Primo cambio della gara in casa Napoli, esce il numero 11 Mattia Mastroianni, entra il numero 16 Alessio Ronconi. Ammannato ha cercato un po' un tiro alla Dirk Nowitzki. Se lo faceva era un gran canestro, però non è un canestro facile, ci vuole molta sensibilità nelle mani. Certamente. Mascolo,
Curi per Thomas. Elston Turner. Tocca qualcuno col piede. Stefano Spizzichini, dicono gli arbitri. Un altro cambio in casa Napoli. Con il numero 13 entra Simon Zollo ed esce il numero 23, Jermaine Thomas, che ha già commesso due falli. È all'esordio stagionale Simon Zollo. Napoli in queste ultime partite sta facendo entrare i ragazzi dell'Under 20, allenati da coach Russo e dal sottoscritto, insomma, un ragazzo promettente come Bordi e Gallo. Simon Zollo dà palla a Elston Turner. Per Mascola che la dà subito a Caruso, che però non si intende e non la controlla. Questione di timing, alle volte è vero che adesso è tutto molto più rapido, però insomma avere un po' di timing nei passaggi sarebbe importante. È entrato tra le file di Scafati anche il numero 9, Romeo. Gabriele Spizzichini, canestro e fallo. Secondo fallo di Willy Caruso, quindi tra le file di Napoli esce proprio Willy Caruso, che ha commesso il suo secondo fallo, ed entra Nikolaj Vangelov. Una lunetta Gabriele Spizzichini per cercare di completare questo gioco da tre punti. Napoli ha abbassato il quintetto, io penso, prevedo anche un po' di press in tutto campo, insomma, ha abbassato il quintetto, ha messo Ronconi, c'è solo Vanghelo come lungo e quattro esterni, quindi prevedo del pressing da parte di Napoli. Ronconi per Mascolo. Quando manca 1:20 alla fine del primo quarto, palla che va a Elston Turner, prova la penetrazione, poi prova un teardrop che entra ovviamente. Ottimo timing e il gioco doppia uscita che ha enfatizzato le qualità di Turner. Rimbalzo di Ammannato, stoppato forse da Vangelov. Palla per Elston Turner, che prende una tripla, non entra. Prova Ronconi a lottare per il rimbalzo, ma tocca solo la palla che poi esce fuori, quindi sarà rimessa per la Giova Scafati. Stefano Spizzichini che si incarica della rimessa, quando il punteggio è 11 Napoli, 9 Scafati. Gabriele Spizzichini per il numero 12 Marco Ammannato, numero 9 Romeo. Santiangeli, Ammannato, Gabriele Spizzichini che trova Marco Santiangeli, una tripla anche abbastanza solo e non entra la tripla, rimbalzo di Marco Ammannato che ovviamente entra, il tiro di Marco Ammannato. Bruno Mascolo a guidare l'attacco di quello che probabilmente sarà l'ultima azione della partita. Punteggio è 11 pari, le squadre sono dunque in parità. Bruno Mascolo non entra, rimbalzo di Marco Ammannato che non si avvede forse in tempo, che il cronometro non è scaduto, però riesce a trovare facilmente Stefano Spizzichini che però non tira in tempo, quindi il canestro non è valido e si va al riposo, al primo riposo della gara con il punteggio valido di 11 pari. Andiamo a leggere un attimo i punteggi dei singoli giocatori. Per Napoli ci sono 5 punti di Mascolo, 4 punti di Turner e 2 di Caruso, mentre invece per Scafati ci sono 2 punti di Stefano Spizzichini, 5 di Gabriele Spizzichini e 4 di Ammannato. Quindi è ancora un Napoli Basket a trazione Mascolo, insomma. Sì, è il giocatore che ha dato un ottimo contributo. Voglio parlare un po' di Scafati, che non c'è Sherrod, quindi una grossa perdita per Scafati, un giocatore dominante sotto canestro, uno tra i migliori rimbalzisti del girone ovest della 2. È chiaro che Napoli, piazzandosi a zona, ha un po' speculato sulla non magari precisione vista in questo primo quarto a parte di Scafati. Io penso sempre che chi ci crede di più poi alla fine porta a casa il risultato. Napoli ha avuto molte problematiche, però è un momento in cui Napoli nelle partite passate se l'è giocata sempre fino alla fine.
infatti Napoli ha una storia recente di partite combattute contro le prime della classe, pensiamo alla sconfitta di soli 5 punti contro Legnano e 7 giorni dopo Casale ci ha messo 2 tempi supplementari ad avere ragione di un cuore Napoli Basket. Dimostra che il campionato è molto equilibrato, dimostra che magari piccoli dettagli fanno la differenza, l'equilibrio è sostanziale. Napoli è ultima, però la partita con Casale Monferrato ha dimostrato che se la può giocare con tutte. È stata un'annata sfortunata, vediamo queste 4 partite cosa può accadere. Le squadre sono già rientrate in campo, rimessa che sarà affidata a Elston Turner. Mascolo per Mattia Mastroianni, per Alessio Ronconi che dà fuori per Elston Turner. Fallo in attacco di Nikolaj Vangelov, quindi primo fallo personale del giocatore del cuore Napoli Basket, primo fallo di squadra di Napoli in questo secondo quarto di gioco. Purtroppo sono annate in cui gli arbitri anni fischiano tutto, anni sono fiscali in tutto. Anche Nicola Scrutra tra le file di Giova Scafati. Romeo penetra, subisce il secondo fallo personale di Nicola Evangelo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi Romeo. Quindi Napoli ha 2 falli di squadra dopo soli 22 minuti, 22 secondi di gioco in questo secondo quarto. Romeo in lunetta. Entra il primo tiro libero, quindi è il primo vantaggio della partita di Scafati, 12-11 per la formazione di Scafati. Il secondo non va, il secondo ferro e rimbalzo catturato da Bruno Mascolo. Palla Elston Turner, marcato da Santiangeli. Tiro è difficile, ovviamente entra. 6 punti per Elston Turner in questa gara sinora. Crow per Gabriele Spizzichini, ancora per Crow, per Romeo che scarica fuori, la palla arriva ad Ammannato. Marco Santiangeli marcato da Vangelov e Turner, sì, comunque la palla va dentro. Scafati 14, Napoli 13, quando mancano 9 minuti di gioco alla fine del secondo quarto. Elston Turner si alza dalla media e entra. Già si vede nella dinamica quando entra il tiro. Scafati sta muovendo un po' di più la palla, sta avendo più pazienza rispetto ai minuti iniziali. Infatti adesso un buon tiro di Romeo dall'angolo. Napoli deve migliorare in difesa, insomma è stato un po' il cruccio di quest'anno. Elston Turner, palla per Mascolo. Ronconi che cerca e trova Elston Turner dall'angolo, tiro da 3 che entra e dunque Napoli è di nuovo avanti, 18 Napoli, 17 Scafati. Gabriele Spizzichini, Nicola Scrò per Marco Santiangeli. Spizzichini, Santiangeli prova la penetrazione, rimbalzo di Nicola Evangelov. Mascolo è già dall'altra parte. 2 punti per Marco, per Mascolo. Punti numero 6 e 7 dunque per Bruno Mascolo. Punteggio che va sul 20 Napoli, 17 Scafati. Gabriele Spizzichini subisce il fallo antisportivo giudicato dall'arbitro. Quindi 2 tiri liberi e poi anche possesso per la Giova Scafati. Quindi qui certamente è stato molto scomposto l'arbitro, ha giudicato che fosse antisportivo il fallo di Alessio. Mi sembrava antisportivo anche perché lui ha un po' accentuato la finta, certamente saltando Ronconi è caduto addosso, non poteva togliersi.
Esattamente, sì, quindi. Esce tra le file di scafati Marco Santiangeli e tra Lorenz. L'innesto di Lorenz è un po' per parcare Tarnano, questa sensazione, anche perché è il giocatore che sta dando più problemi a Napoli. Ah, Scafati, scusami. Entra il primo tiro libero di Gabriele Spizzichini, che adesso si appresta a tirare anche il secondo. Poi il possesso rimarrà in favore della Giova Scafati. Entra anche il secondo tiro libero. Punteggio dunque ora è Napoli 20, Scafati 19. Rimessa per Scafati, Romeo passa palla a Gabriele Spizzichini. Qua Romeo. Palla l'ha mannato. Secondo Ferro, poi tanti rimbalzi sul Ferro e la palla entra dentro. Dunque Scafati torna in vantaggio 21-20 per la formazione giallo-blu. Bruno Mascolo per Ronconi, per Mattia Mastroianni. Nikolaj Vangelov che subisce il fallo di Marco Ammannato, dovrebbe essere il secondo fallo personale del lungo della Giova Scafati. Quando si appresta a tornare in campo Jermaine Thomas, uscirà Bruno Mascolo che finisce questo suo primo scampolo di gara con 7 punti segnati e 4 rimbalzi catturati. Dunque in lunetta c'è Nikolaj Vangelov. Primo tiro libero, entra. L'arbitro redarguisce un po' i lunghi di entrambe le squadre per la posizione intorno alla lunetta, mentre Nikolaj Vangelov si appresta a tirare il suo secondo tiro libero della partita e segnare anche questo. Dunque Napoli torna in vantaggio 22-21. Palla lunga per Lorenz che dà fuori a Romeo, per Stefano Spizzichini ancora nell'angolo per Lorenz. Palla che arriva a Romeo. Palla rimarrà in possesso della Giova Scafati. Cronometro che viene riportato ai 14 secondi. Abbiamo un figlio d'arte con Scafati, Cro. Il padre mi ha giocato per molti anni a Fabriano, è stato una bandiera per Fabriano e fa piacere vedere il figlio in Serie A. Bene Spizzichini per proprio Nicolas Cro che si alza da tre, è un tiro malandato. Comunque il rimbalzo di Romeo è stato catturato già dopo il suono della sirena, dunque il tiro non sarebbe stato valido qualora fosse entrato il pallone. Jermaine Thomas per Mattia Mastroianni che subisce forse qualche colpo da Nicolas Cro, niente che gli arbitri ritengano di dover sanzionare. Elston Turner, palla dentro per Nicolaj Vangelov che però sbaglia un tiro che sembrava facile. Gabriele Spizzichini per Lorenz, per Nicolas Cro. Secondo Ferro, rimbalzo catturato da Nikolaj Vangelov. Punteggio è sempre 22 Napoli, 21 Scafati. Palla per Turner. Messi Ronconi che però sbaglia il passaggio, che viene toccato da Lorenz. Palla per Thomas quando mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Thomas tira da lontano, la palla non entra. Secondo Ferro, dall'altra parte corre Gabriele Spizzichini. Lorenz subisce il fallo di Ronconi. È il terzo fallo di Ronconi, sarebbe stato il terzo anche di Nikolaj Vangelov. Comunque Nikolaj Vangelov proprio esce ed entra Bruno Mascolo, esce anche Alessio Ronconi ed entra Willy Caruso. Gabriele
bene Spizzichini a rimettere in campo la palla per Lorenz, marcato da Jermaine Thomas. Lorenz trova due punti, tutto anche forse di qualche incomprensione tra Lorenz è l'unico straniero che annovera Scafati, insomma ha una trazione molto, molto italiana oggi. Turner si alza da tre e entra. Napoli 25, Scafati 23, 14 punti oggi di Alisson Turner Junior finora. Mattia Massimani devia il passaggio di Romeo, palla che rimarrà in possesso di Scafati. Esce con il numero 5 Nicolas Coe, entra il numero 22 Stephens. Gabriele Spizzichini fuori per Lorenz che trova una tosta davanti a sé. Tanti rimbalzi. Gli arbitri affermano che l'ha toccata Mattia Mastroianni per ultimo, dunque assegnano la rimessa alla Giova Scafati. Mattia Mastroianni non è d'accordo, ma comunque così hanno detto gli arbitri. Comunque esce col numero 7 della fila di Scafati Spizzichini, rientra in campo Santiangeli. Due punti facili facili per Stefano Spizzichini. Ecco, Napoli non deve avere queste amnesie difensive, si deve accoppiare soprattutto su questi tagli, altrimenti diventa tutto più difficile. È entrato Miles, un giocatore che ha buoni punti nelle mani per Scafati. Scusami Stephens. Numero 4 Lorenz, portare palla. Fa due punti, time out chiesto dal coach del cuore Napoli Basket Maurizio Bartocci. Punteggio vede Napoli a 25 punti, Giova Basket Scafati a 27 punti, quando mancano 4 minuti e 3 secondi al termine del primo tempo di gioco. Ora nel fila di Napoli vediamo un Turner che tira col 3-5 da 2 e 2 su 6 da 3, oltre a 2 su 2 dalla lunetta, quindi 14 punti finora e 2 rimbalzi catturati, mentre il miglior realizzatore tra le file della Giova Scafati è Gabriele Spizzichini con 7 punti, mentre invece il miglior rimbalzista è Stefano Spizzichini con 8 rimbalzi catturati sinora. Le squadre stanno rientrando in campo. Per Napoli abbiamo sempre Mascolo, Thomas, Caruso, Mastroianni e Turner, anche se non ancora entrato in gioco. Per Scafati abbiamo Lorenz, Romeo, Stefano Spizzichini, Santiangeli e Stephens. Thomas per Mascolo. Dalla palla Elson Turner, ancora per Thomas, Mascolo che trova due punti, riporta il punteggio in parità 27 pari. Questi sono i punti numero 8 e 9 per Bruno Mascolo. E dall'altra parte del campo Caruso stoppa Stephens. C'è stato un fallo sanzionato a Stephens, il primo fallo personale, il secondo fallo di squadra per la Giova Scafati in questo secondo quarto di gioco. Napoli invece è già in bonus. Turner per Mascolo che trova Caruso, solo lui. Scafati ha deciso di raddoppiare su Turner, però è chiaro che nelle rotazioni se Caruso è sotto canestro devono tenere qualcuno sotto canestro per proteggere il canestro Scafati, parlo di Scafati. Romeo si alza da tre ed entra al pallone, dunque il punteggio recita attualmente Scafati 30, Napoli 29. Mi permetto magari un raddoppio, magari non troppo vicino alla linea di tre punti, che c'è una buona linea di passaggio, magari
una situazione di pick and roll laterale, questo sì, magari mi permetto di dire questo. Bruno Mascolo, fallo fischiato da tutti e tre gli arbitri, fallo di Stefano Spizzichini. Il numero 22 è Stephens, non Spizzichini, allora. Quindi il secondo fallo personale di Stephens. Ok. Io ho visto fallo di Spizzichini, infatti, il numero 21. La segnalazione era del numero 21. Infatti qui il netcasting della Lega segna il fallo a Stefano Spizzichini. Turner, che trova un canestro ancora difficile. 16 punti per Elston Turner sinora. Punteggio che vede Napoli avanti di un punto, 31-30. Stephens per Marco Santangeli. Stefano Spizzichini che si libera la marcatura di Caruso, ma non riesce a trovare il canestro. Bruno Mascolo. Mascolo trova Caruso dalla media e primo ferro. Lorenz nell'angolo per Santiangeli, che prende e segna la tripla del più due dovrebbe essere. Elston Turner, infatti il più due, 33 Scafati, 31 Napoli. Elston Turner che riporta il punteggio in parità, 18 punti personali per Elston Turner. Lorenz marcato a vista da Jermaine Thomas. Napoli parte a zona e poi si accoppia a uomo, c'è una match. Romeo trova un appoggio che vale il più due Scafati, 35-33. Jermaine Thomas, palla per Elston Turner. Bruno Mascolo che riesce a penetrare, salta, subisce il fallo, che ora dovremmo capire se prima il fallo è stato segnato da Stefano Spizzichini o a Stephens, perché questo è un fallo sicuramente di Stephens. E questo è il secondo fallo di Stephens. Dunque prima era il fallo era stato segnato da Stefano Spizzichini. Mentre si occupa dei cambi c'è Gallo per Napoli, quindi un altro giovane dell'Under 20 che dovrebbe prendere parte a questa gara. Non sarà il suo esordio, in quanto l'abbiamo visto negli ultimi minuti contro Legnano lo scorso 4 marzo. Esce Jermaine Thomas, dunque entra Gallo. Tra l'altro con Gallo in campo ci fu una incredibile rimonta contro Legnano, infatti Gallo finì con un plus minus che dir si voglia di 14 punti. Palla per Romeo che si alza e segna il più 2. 11 punti per Romeo. Bruno Mask. Ottimo rapporto di Romeo, che è entrato alla panchina e sta dando un grosso contributo a Scafati. Bruno Mascolo, palla per Gallo, che è da Mastroianni, ancora per Elston Turner, marcato da Santiangeli, che non riesce a impedire che Turner trovi Mascolo e segna, che segna i punti numero 14 e 15 della sua gara. L'ultimo attacco del secondo quarto di Scafati. Lorenz, quando mancano 8 secondi al termine del secondo quarto, Lorenz penetra, scarica fuori per Romeo, prende un tiro da 2 che lo segna e finisce così. Scafati più 2, Scafati 39, Napoli 37. Romeo ha sbagliato pochino, non ha sbagliato niente. È chiaro che Tarne e Mascolo hanno dato un grosso contributo a Napoli, mentre Romeo sta anche lui dando una grossa. Stefano Spizzichini, Marco Ammannato, e li raggiungerà tra poco con ogni probabilità Lorenz. Ah, era già in campo Lorenz, eccolo lì. Rimessa affidata a Marco Santiangeli. Palla per Gabriele Spizzichini.
Marco Santiangeli contro Elston Turner, prova a contenerlo, non ci riesce benissimo, infatti va a segnare due punti Santiangeli. Punteggio sul 41 Scafati, 37 Napoli. Turner, palla a Thomas, palla per Bruno Mascolo che prova un passaggio che per poco non veniva intercettato da Gabriele Spizzichini. Palla che carambola nelle mani di Mastroianni. Caruso riesce a segnare, prende un tiro quando mancavano due secondi allo scadere dei 24. Lorenz, palla per Stefano Spizzichini, palla deviata da Marco, da Bruno Mascolo. Punteggio sul 41 Scafati, 39 Napoli. Stefano Spizzichini marcato da Caruso, probabilmente gli strappa la palla Mattia Mastroianni. Mascolo per Elston Turner, Thomas ancora per Turner, per Mascolo, 5 secondi per il tiro, ma Mascolo è bravo a prendersi un altro fallo. Dicevamo prima che tra i tanti talenti di Mascolo c'è anche quello di prendere il di subire falli, in quanto fino adesso Scafati ha commesso 9 falli nell'inizio della partita e ben 7 sono andati su Bruno Mascolo. Il segreto di ogni giocatore è quello di prendere vantaggio, lui lo sta prendendo bene, attaccando il canestro e cercando anche i suoi compagni, insomma, anche perché si porta sempre dietro due o tre giocatori, come si vede. È la tripla di Mattia Mastroianni. Punteggio che vede Napoli avanti 42-41. Stefano Spizzichini, c'è un fischio, un fallo di Thomas su Ammannato. Per Thomas è il terzo fallo personale, primo fallo di squadra per Napoli. Per Napoli ci sono 3 falli anche per Alessio Ronconi, che adesso è in panchina. Gabriele Spizzichini per Lorenz. Palla per Ammannato, contenuto da Caruso che riesce a farlo sbagliare. Il fallo è sanzionato a Stefano Spizzichini, mi sembra di capire. Sì. Quarto fallo di Stefano Spizzichini, che esce per far entrare Stephens. Thomas per Mascolo. Mastroianni ancora per Thomas. Mascolo va a commettere sfondamento. È il secondo fallo personale per Bruno Mascolo. Rimessa che sarà affidata a Stephens. Per Gabriele Spizzichini, gli va incontro Thomas, ma la palla arriva a Lorenz. Ancora Gabriele Spizzichini contro Thomas. Marco Santiangeli per Stephens, marcato da Mascolo, che commette fallo, il suo terzo fallo personale, quindi terzo fallo di squadra per Napoli in questo terzo quarto di gioco. Lorenz, palla per Ammannato che da sotto riesce a segnare due punti per riportare avanti Scafati 43-42. Mastroianni per Bruno Mascolo, per Elston Turner, Jermaine Thomas,
fuori per Mastroianni, per Mascolo che prova la tripla. Sono scaduti 24 secondi, dunque il tiro non era valido, ma comunque il tiro non è entrato nel canestro. Quindi si è cercato forse un po' troppo di creare una soluzione. Arriva un punto di fare palleggio, il resto del tiro e tirare, insomma, anche perché gli extra pass poi finisce il tempo. Lorenz per Gabriele Spizzichini. Dentro per Ammannato che ha qualche problema a raccogliere il pallone. Caruso cerca di ostacolarlo, ma Marco Ammannato riesce a segnare. Punti numeri 9-10 per il lungo del Geova Scafati. Germain Thomas per Bruno Mascolo. Elston Turner che riesce a trovare Caruso, che va subito in posto contro Marco Ammannato. Non entra il tiro, rimbalzo di Stephens che dà palla a Lorenz, fuori per Santiangeli. Stephens ancora marcato da Thomas. Santiangeli per Gabriele Spizzichini. Il fallo è di Mattia Mastroianni. Dunque Napoli è in bonus, perché questo è il quarto fallo di squadra. Mastroianni è il primo fallo personale. Quando mancano 5 minuti e 51 e Stevens trova due punti facilissimi e una schiacciata che porta il punteggio sul 47 Scafati, 42 Napoli. Elston Turner. Due punti che non entrano, due punti che non entra. Turner rischia il fallo che sarebbe stato il quinto di squadra. Gabriele Spizzichini per Stevens, fuori per Ammannato che può prendere la tripla, la sbaglia, rimbalzo controllato da Elston Turner. Scafati sempre a più 5 quando mancano 5 minuti e 8 secondi alla fine del terzo quarto di gioco. Thomas per Elston Turner, fuori per Mascolo, prende il tiro, lo sbaglia, Stevens controlla il rimbalzo e va dall'altra parte, affida subito palla a Gabriele Spizzichini. Lorenz, palla per Stevens, teardrop che non entra, ancora palla per Lorenz, per Gabriele Spizzichini. Marco Santiangeli, fallo di Caruso, il canestro ovviamente non è valido perché il fallo è venuto prima. Comunque il quinto di squadra per Napoli, quindi si andrà in lunetta, Ammannato andrà in lunetta per due tiri liberi. Quando il punteggio riesce da Scafati 47, cuore Napoli Basket 42. La panchina di Napoli, mi sembra di poter supporre, ha chiamato time out. Geova Scafati 47, cuore Napoli Basket 42, quando mancano 4 minuti e 35 secondi alla fine del terzo quarto. Secondo te cosa non sta andando rispetto al primo tempo per Napoli? Ma Scafati ha alzato di più l'intensità difensiva. È chiaro che Napoli non sempre con Turner e Mascolo può trovare soluzioni offensive. È chiaro che anche gli altri devono dare un contributo, anche perché col passare della partita è salita l'intensità di Scafati. Stevens si è dimostrato un ottimo rimbalzista, insomma, e poi anche la rapidità con la quale si muove adesso Scafati è aumentata rispetto all'inizio. Napoli, ripeto, deve trovare altre soluzioni. Vedo che anche Scafati ci cercano di più, o cercano la soluzione immediata oppure un gioco che va ai 20-24 secondi. Anche perché su 42 punti di Napoli Mascolo ne segna 13, Turner 18, quindi sono 31 punti su 42. Poi sono 6 di Caruso, 3 di Mastroianni con quella tripla all'inizio terzo quarto e 2 di Nicola Evangelo. Ma quando ha mandato in lunetta, il primo tiro libero entra, punteggio sul 48 Scafati, 42 Napoli. Mannato con questo secondo tiro libero per portare a più 7 Scafati e ci riesce, 49-42.
Jermaine Thomas, palla per Mattia Mastroianni, fuori per Turner. Mattia Mastroianni, entrano due punti, quindi Napoli è meno 5 attualmente, 49-44. Gabriele Spizzichini per Marco Santiangeli, chiede palla a Stephens ma non la riceve, palla Gabriele Spizzichini che da Lorenz, ora arriva palla a Stephens, Stephens contro Thomas, Stephens trova due punti. Jermaine Thomas supera ora la metà campo, scavati sempre su più 7, palla Eston Turner, ora palla Jermaine Thomas, lunga per Mattia Mastroianni che prova la tripla, non entra, rimbalzo per Marco Ammannato. Marco Santiangeli, palla per Marco Ammannato che trova altri due punti, scafati a più 9, punti numero 13 e 14 per Marco Ammannato e 53 scafati, 44 Napoli. Sul cubo di cambi c'è Nicolai Vangelov quando Turner perde palla perché si fa intercettare il passaggio da Lorenz che segna il punto del più 11, 55 scafati, 44 Napoli. La panchina napoletana chiede un altro time out. Come dicevo, scafati ha aumentato l'intensità, Stephens si sta dimostrando una spina molto molto delicata nella difesa napoletana, riesce anche ad attaccare molto bene il canestro. È chiaro che quando hai due dimensioni, gli esterni fanno canestro, gli interni ti puniscono, diventa tutto più difficile. Bene il canestro di Mastroianni adesso, qualcun altro adesso però deve integrare il proprio score. Tra l'altro Napoli è anche già in bonus, ha già commesso anche il quinto fallo di squadra, quindi mentre invece è scafati e ha commesso solo due falli di squadra. Rientrano in campo le squadre, è uscito Guglielmo Caruso e nel via di Napoli è entrato Nicolai Vangelov. Mascolo, palla per Jermaine Thomas. Jermaine Thomas, Mascolo dalla media, secondo ferro Gabriele Spizzichini, Nicola Scro, ancora Gabriele Spizzichini, palla per Stephens, ha qualche problema a controllarla, poi prende una tripla che si spegne sul primo ferro, rimbalzo di Bruno Mascolo che arriva a questo punto a coda, 5 rimbalzi. Turner per Mastroianni, per Mascolo. Per Nicolai Vangelov, marcato da Marco Ammannato. Vangelov segna due punti. Napoli torna a meno 9. Un bel movimento di Vangelov. È riuscito a prendere posizione e a muoversi bene sotto canestro. Ecco, ripeto, Vangelov, altri giocatori, Mastroianni bene, lo stesso Thomas deve prendere anche più iniziative. Marco Ammannato prende il rimbalzo, la passa a Nicola Scro che trova due punti facili e riportano scafati sul più 11. Sul cubo dei cambi per Napoli c'è seduto Alessio Ronconi. Eston Turner per Vangelov che affida palla a Bruno Mascolo. Cambia lato per Mattia Mastroianni. Jermaine Thomas prende il tiro da 3 che non entra, non tocca neanche il primo ferro, ma comunque è uno scopo di 24 secondi per il tiro. Scafati dunque rimane a più 11, Nicola Scro si incarica della rimessa. Tra le file di Scafati esce Lorenz, entra il numero 9 Romeo, mentre per Napoli è uscito Mattia Mastroianni ed è entrato Alessio Ronconi. Bene Spizzichini a superare ora la metà campo,
Cavati sempre a più 11 quando mancano 1 minuto e 20 alla fine del terzo quarto. Marco Ammannato fuori per Romeo. Stephens marcato da Ronconi. Crow prende la tripla, non prende neanche il primo ferro, rimbalzo di Mascolo, il sesto della sua gara. Fuori per Jermaine Thomas che subisce il fallo di Gabriele Spizzichini. Gabriele Spizzichini, questo è il suo primo fallo della partita. Terzo fallo di squadra per Scafati, primo fallo personale di Gabriele Spizzichini. Bruno Mascolo a rimettere per Jermaine Thomas, pensa al tiro, non lo prende. Alessio Ronconi per Bruno Mascolo. Quando mancano 7 secondi subisce il fallo Bruno Mascolo. Fallo di Romeo dovrebbe essere. Primo fallo personale di Romeo, quarto fallo di squadra di Scafati che adesso è in bonus. Vangelo che affida la palla a Jermaine Thomas, prende la tripla, non entra, rimbalzo di Ammannato. Gabriele Spizzichini supera la metà campo adesso e due punti di Nicolas Crow che sull'errore di Spizzichini è stato veloce con il tap-in. Bruno Mascolo, quando mancano 22 secondi, ci sono 5 secondi di discrepanza tra, tra il cronometro dei 24 e quello del terzo quarto. Alessio Ronconi per Bruno Mascolo, fuori per Alessio Ronconi che da Vangelov che trova ancora Mascolo. Buon movimento di palla di Napoli, mancano 3 secondi. Gabriele Spizzichini finisce il terzo quarto. Girava Scafati 59, cuore Napoli Basket 48. Quindi Scafati chiude il terzo quarto a più 11. Dunque andiamo a vedere sugli altri campi. La Leonis Roma vince 63 a 57 a Trapani, mentre invece Siena perde ancora a Rieti 47-46. Quando manca 1 minuto e 38 alla fine di questo terzo intervallo, andiamo a vedere gli score dei singoli giocatori. Per Napoli praticamente ci sono 15 punti di Mascolo, 18 di Tanner e poi 4 di Vangelov, 6 di Caruso e 5 di Mastroianni. Tra l'altro 5 di Mastroianni tutti in questo terzo quarto di gioco, mentre invece tra i fili Scafati abbiamo 13 di Romeo, 7 di Gabriele Spizzichini, 14 di Marco Ammannato, 4 di Nicolas Crow, 4 di Stephens, 7 di Santiangeli, 6 di Lorenz e 4 di Stefano Spizzichini. Squadre sono già rientrate in campo quando mancherebbero ancora 50 secondi al termine di questo terzo intervallo di gioco. Sembrano esserci alcuni problemi con il tabellone o comunque con il canestro che attualmente sta attaccando il cuore Napoli Basket. Il canestro che è stato abbassato e ora si sta provvedendo a riportarlo alla sua altezza corretta. Per Napoli in campo Ronconi, Thomas, Mascolo, Turner e Vangelov. Per Scafati, Lorenz, Ammannato, Stephens, Romeo e il numero 5 Nicolas Crow. Inizia adesso l'ultimo quarto di gioco. Si ricomincia dal punteggio Girova Scafati 59, cuore Napoli Basket 48, quindi più 11 Scafati. Thomas sulla metà campo, palla per Mascolo,
che passa a Ronconi, Vangelo, va ancora Mascolo, fuori per Ronconi, dentro per Turner che subisce il fallo di Nicolas Crowe, il primo fallo di squadra per Scafati in questo 4-4 che è iniziato solo da 18 secondi. Fallo del numero 5 Crowe. E il primo fallo di squadra anche per Nicolas Crowe. Turner per Mascolo. Ronconi trova Thomas, marcato da Stephens, da Lorenz, invece a commettere il fallo ci va Stephens. Il terzo fallo personale per Stephens e il secondo fallo di squadra per Scafati, quando sono stati solo 25 secondi di gioco in questo quarto quarto. Turner, forse ha aperto il secondo per rilasciare la palla, comunque Lorenz dall'altra parte. Lorenz, palla per Ammannato, ancora per Crowe, Crowe marcato da Turner, Stephens, di salto davanti Ronconi ma la palla va dentro, dunque Scafati è più 13, Turner contro Crowe, Ronconi consegna Thomas, ancora per Ronconi che può andare, invece no, scarica fuori per Mascolo che prende una tripla che non entra, rimbalzo di Stephens, Lorenz, ancora Stephens, rimbalzo di Mascolo, Thomas contro Stephens, palla ancora per Mascolo, sfrutta il blocco di Vangelov, no, va a appoggiare due punti, Napoli che va almeno 11, 61 Scafati, 50 Napoli. Lorenz per Romeo, canestro e fallo di Romeo, fallo di Alessio Ronconi, dovrebbe essere il quarto personale per Alessio Ronconi. Quindi Romeo va a portare a Scafati sul più 11 e più 13 e ci sarà ancora un tiro libero per Romeo. Romeo sbaglia, quindi rimane il punteggio sul 63 Scafati, 50 Napoli. Mascolo dall'altra parte, a sudare adesso la metà campo. Palla per Vangelov, Mascolo dall'altra parte per Ronconi che può la tipra e segna, punteggio che è sul 63 Scafati, 53 Napoli con la tripla di Ronconi. Marco Ammannato per Lorenz, Stephens che prova la tripla anche lui e anche questa entra, quindi si torna sul più 13 Scafati, 66 Scafati, 53 Napoli. Thomas, Turner, Ronconi per Mascolo che ha qualche problema a controllare il pallone, comunque adesso riaffida la palla a Elston Turner, marcato da Nicolas Crowe, tiro è difficile e che stavolta non entra. Lorenz per Stephens, da tre ancora, secondo ferro, rimbalzo di Mascolo che qui dovrebbe essere a 9 rimbalzi catturati, fuori per Thomas che affida la palla a Vangelov che subisce fallo, andrà in lunetta. Crowe, secondo fallo personale, terzo di squadra per Scafati. Napoli ha un po' perso l'anima difensiva, perché sembra quasi che voglia così, non attacca difensivamente, non voglio spiegarmi, è scesa un po' aggressivamente, questo ha dato forza a Scafati per trovare delle soluzioni. È chiaro che Stephens è un ottimo giocatore, ha dimostrato soprattutto di forse il vantaggio anche per merito suo di Scafati, però tutto il team Scafati riesce a imporre il proprio gioco e a farsi sentire. Angelo va segnato entrambi i tiri liberi, dunque Napoli ora a meno 11, 66 a 55.
Lorenz, neanche il primo ferro. Stevens prende il rimbalzo ma la butta fuori, cioè nel tentativo di trovare Lorenz. Ronconi si appressa a rimettere la palla in gioco mentre c'è un cambio tra le fila di scafati. Esce il numero 4 Lorenz e il numero 7 Gabriele Spizzichini. Ronconi per Mascolo, per ancora per Ronconi, Turner, Thomas da tre e la entra. Meno 8 Napoli a questo punto, 63 scafati, 58 Napoli. Però Thomas sono i suoi primi punti della partita. Thomas finora aveva 0 su 0 da 2 e un 0 su 2 da 3 che ora diventa 1 su 3. Stevens per Spizzichini, ammanato è solo lui da 3, sbaglia, rimbalzo di Turner. Palla per Thomas, Ronconi, fuori per Mascolo. 7 secondi. Palla a Vangelov che subisce fallo, dovrebbe essere di Stevens. E se è di Stevens, questo è il quarto fallo personale. C'è un time out per Giova Scafati. Infatti il fallo è di Stevens, quindi quarto fallo personale di Stevens, quarto fallo di squadra per Scafati. Questa dimostrazione che Napoli, se vuole, può fare molto bene, insomma. Ha dei momenti così che non riesce a avere la giusta intensità, e altri invece come adesso che mette in difficoltà Scafati, insomma. Se ci fosse più continuità, magari è stata anche un'annata un po' sfortunata, iniziata con molti infortuni, Napoli avrebbe colto molto molto di più. C'è time out Scafati quando il punteggio è 66 a 58 per la formazione giallo-blu, mancano 5 minuti e 31 secondi. Ora si riprenderà con due tiri liberi di Nikolaj Vangelov, centro della nazionale bulgara. Le squadre rientrano in campo. Per Scafati ci sono Stevens, Crow, Gabriele Spizzichini, Marco Ammannato e numero 9 Romeo. Per Napoli ci sono Mascolo, Thomas, Turner, Alessio Ronconi e Vangelov che si dirige direttamente in lunetta per tirare due tiri liberi, frutto del fallo subito prima del timeout da Stevens. Il primo tiro libero di Vangelov entra. Il secondo tiro libero che Vangelov si appresta a tirare entra anche questo. Napoli a meno 6, 66-60 per Scafati in questo momento. Stevens contro Ronconi, palla a marcato da Turner. Mascolo va a marcare Gabriele Spizzichini, c'è un fallo, sembra essere di Nikolaj Vangelov che si accusa appunto del fallo. E il secondo fallo di squadra del cuore Napoli Basket, secondo fallo personale per Nikolaj Vangelov. Stevens per Ammannato, Stevens contro Ronconi. Ronconi riesce a tenere Stevens che però riesce comunque a segnare. Buona difesa ma attacco semplicemente migliore. Bruno Mascolo subito a metà campo, palla per Thomas. Napoli sul meno 8. Turner marcato da Crow, fuori per Ronconi che può prendere un'altra tripla, invece no, si avvicina, finta il tiro, alla fine lo prende ma va sul secondo ferro, rimbalzo di Gabriele Spizzichini che corre dall'altra parte. Ora si ferma. Palla Stevens per Ammannato, dall'altra parte Nicolas Crow, è solo lui da tre, sbaglia, prende il primo ferro, rimbalzo toccato da Vangelo, controllato da Turner che passa a Mascolo che subisce il fallo, subisce il fallo, il quinto fallo di squadra, quindi siamo già in bonus da parte Scafati.
comunque mascolo Andrea Lunetta. C'è un cambio tra Fia e Scafati, esce Gru, autore del suo terzo fallo, ed entra Marco Santiangeli per Napoli, esce Ronconi ed entra Guglielmo Caruso. Bruno Mascolo, il Lunetta, entra il primo, Napoli è a meno 7, 68 Scafati, 61 cuore Napoli Basket. Il secondo di Mascolo, entra anch'esso, 68 Scafati, 62 Napoli. Gabriele Spizzichini marcato da Thomas. Palla Stevens per Romeo, adesso palla a Gabriele Spizzichini marcato da Thomas. Thomas sul marcatetto, mancano 5 secondi, subisce il fallo Spizzichini da parte di Thomas, che dunque va a commettere il suo quarto fallo. C'è un cambio tra Pieri Scafati, fuori Romeo, dentro Lorenz. Napoli a meno 6 quando mancano 4 minuti ed un secondo alla fine del quarto quarto e quindi della partita. Spizzichini dà la palla a Stevens per Ammannato, palla per Lorenz. Ancora per Spizzichini che prende la tripla, secondo ferro, rimbalzo di Mascolo e qui dovrebbe essere andato in doppia doppia con questo rimbalzo. Corre Mascolo, palla a Vangelov che appoggia i punti del meno 4, 68 Scafati, 64 Napoli, 30 minuti e 35 secondi in questo momento da giocare. Napoli ha ripreso a difendere come si deve e a segnare, che peccato adesso un canestro di Ammannato che ha dato il più 6 a Scafati, però ha ripreso quella che può essere la sua intensità e il carattere, insomma, lo sta dimostrando, insomma. Adesso doppia uscita per Napoli. Mascolo per Turner, ancora Turner marcato da Santiangeli, prova la tripla Turner, non va, rimbalzo di Vangelov che appoggia a tabellone. 70 Giova Scafati, 66 cuore Napoli Basket, quindi Napoli è ancora a meno 4. Gli arbitri chiedono che sia pulito il campo di gioco, o meglio asciugato il campo di gioco, quindi in questo momento il gioco è fermo. Mancano 2 minuti e 58 secondi al termine del quarto quarto. Il gioco può riprendere con la palla che viene affidata dall'arbitro al numero 12 di Scafati, Marco Ammannato. Palla per Gabriele Spizzichini. Mascolo su di lui, palla che finisce da Ammannato. Ancora Spizzichini, Santiangeli marcato da Thomas, da Turner. Ammannato, Vangelov va a commettere il fallo che tra l'altro manda Scafati Lunetta. Non era un fallo da fischiare, anche perché Ammannato ha provato a fare un tiro di forza e Vangelo era fermo. Questa volta non sono d'accordo con la terna arbitrale. Ammannato Andrea Lunetta con 2 tiri liberi. Il primo entra, quindi Scafati è nuovamente a più 5, 71-66. Entra il secondo. Jermaine Thomas quando Napoli quindi a meno 6, 72-66. In favore della Giova Scafati il punteggio. Caruso, palla per Turner. Palla per Mascolo. Va a subire il fallo di Lorenz. Così dice l'arbitro. Si andrà in Lunetta. Mascolo ha subito il suo 10° fallo personale.
si va ad aggiungere questa statistica ai 19 punti con due tiri liberi adesso e 9 rimbalzi catturati. Il primo tiro libero entra, dunque Napoli nuovamente a meno 5. Secondo tiro libero di Mascolo è corto, ma il rimbalzo no, favorisce Napoli. Turner, Thomas, Mascolo da 3, primo ferro, Stevens, Marco Santiangeli, quando la Giova Scafati in vantaggio 72-67. E fallo di Caruso, è il suo quarto fallo personale. Ammannato va a subire il suo settimo fallo, tra l'altro. Infatti se Mascola ha subito 10 falli da piedi Napoli, Gabriele Spizzichini ne ha subiti 8 e Marco Ammannato ha appena subito il suo settimo fallo tra le file di Scafati. Ammannato il primo libero lo sbaglia sul primo ferro. Punteggio dunque che rimane sul più 5 Scafati. Ammannato va a tirare il suo secondo tiro libero. Entra, quindi è più 6. 7-3 Scafati, 6-7 Napoli. Mascolo a guidare l'attacco di Napoli in questi ultimi due minuti di gioco. Turner prende una tripla e ovviamente la mette, quella difficile le mette sempre. Napoli a meno 3, 73 Scafati, 70 cuore Napoli basket. Spizzichini marcato da Mascolo per Santiangeli. Lorenz marcato da Thomas, no, c'è il cambio. Tiro da libero di Santiangeli che però sbaglia e l'ultimo tocco però è di Jermaine Thomas, sì, è lui. Il pubblico napoletano non è d'accordo, ma l'ultimo tocco è stato di Jermaine Thomas in effetti. Dunque, a mio parere correttissima la decisione della terna arbitrale. Palla per Lorenz. Manca 1 minuto e 28 secondi, Scafati più 3. Ammannato, Stevens, Gabriele Spizzichini. Ancora Lorenz da 3, da solo. Sbaglia anche lui, rimbalzo di Mascolo che a questo punto è indubitabilmente in doppia doppia. 20 più 10. Turner. Mascolo, ancora Turner. 12 secondi. Thomas può prendere la tripla? Non entra. Rimbalzo di Stevens, di Scafati. Lorenz, Gabriele Spizzichini a superare adesso la metà campo. Ammannato, Lorenz, Mascolo a marcarlo, ancora Lorenz, Stephens, Gabriele Spizzichini contro Thomas. Marco Santiangeli da 3, prende la tripla, non va però il rimbalzo di Stephens. Altri 24 secondi per Scafati, ne mancano 34 al termine. Mascolo va a commettere il fallo, manda in lunetta quindi Lorenz, è il quarto fallo personale di Bruno Mascolo. Lorenz va in lunetta quando mancano 31 secondi e 3 decimi, prende il primo tiro libero ed entra. Dunque Napoli, Scafati a più 4. Lorenz segna anche il secondo, time out per il cuore Napoli basket. Scafati 75, Napoli 70 quando mancano 31 secondi e 3 decimi alla fine della gara. Un peccato perché poteva recuperare Napoli. È chiaro che esce un po' la personalità dei giocatori, esce chi veramente si prende l'ultimo tiro, insomma. Abbiamo visto che Turner ha deciso con un grande tiro di portare a meno 3 la squadra. È chiaro che adesso tutto diventa più difficile perché comunque non manca poco. Lì la valutazione di fare o non fare fallo, insomma, penso sia un po' soggettiva, anche perché eventualmente poi hai 7 secondi per attaccare, insomma, non hai tantissimo tempo. Insomma. Ci può stare anche questo fallo di Mascolo. Le squadre rientrano in campo,
Sono 5 i punti di vantaggio di Scafati. Scafati che entra in campo con Gabriele Spizzichini, Marco Santiangeli, Lorenz, Stephens e numero 12 Ammannato. Per Napoli ci sono Mascolo, Thomas Turner, Caruso e Vangelov. Proprio Mascolo ad incaricarsi della rimessa. Mascolo per Caruso, per Turner, prende una tripla a distanza di siderale, la sbaglia e il rimbalzo è di Scafati. È il secondo, perché ne ha preso un altro prima in attacco. Sì, Stephens ha preso probabilmente i due rimbalzi più importanti della gara. Sì, Scafati ha trovato molti punti anche da, ma oltre ai punti c'è molto apporto anche dalla panchina tra Romeo e Stephens. Come diceva il mio allenatore, è importante quelli che finiscono, non quelli che iniziano. Esattamente. Sono due tiri liberi per Santiangeli, che segna il primo, Scafati a più 6. Comunque, nonostante la sconfitta che si profila all'orizzonte, comunque Napoli se l'è giocata con un'altra prima della classe, tra l'altro. Sì, no, ma è un campionato un po' assurdo di Napoli. Purtroppo sono tante le varianti che hanno così indotto la squadra a essere ultima, però è chiaro che purtroppo è andata così, insomma. Vediamo le prossime tre partite. Finisce la gara, il punteggio ufficiale 77 Giova Scafati, 70 Napoli. Dunque Scafati va a conquistare la vetta della classifica raggiungendo Casale, mentre invece Napoli rimane ultimo, all'ultimo posto con 6 punti. Mentre invece dagli altri campi segnaliamo la vittoria che si sta profilando a Trapani per la formazione di casa contro la Leonis Roma, mentre invece Rieti Siena è ancora 63.